Buongiorno a tutti, ultima puntata dell'anno e parliamo, visto che è la classica, classico tempo dei bilanci, non solo aziendali, oggi parliamo di un bilancio che con grande fatica, torna nella vita di chi, ha un impegno particolare, nella sua professione. Sono bilanci che dire che non tornano mai è un po' esagerato, però faticano a tornare, soprattutto oltre una certa soglia di impegno professionale. Ed è il bilancio tra il tempo e l'anima che dedichiamo alla nostra professione, evidentemente importante, evidentemente coinvolgente, e il tempo che dedichiamo alla famiglia. Che poi è anche un po' affine al concetto di dedicare tempo a noi stessi. Cioè, quando questa professione diventa fagocitante, gli equilibri vengono a mancare e le persone non equilibrate pagano uno scotto piuttosto importante, magari non subito, ma presto o tardi la questione viene fuori. Avere una famiglia è importante. Per famiglia intendo non solo quella canonica, evidentemente, intendo anche quell'entourage di persone a noi care. E spesso ho sentito, l'avrete sentito anche voi, affermare che tante famiglie saltano, tante coppie si separano dal momento in cui le donne hanno iniziato a lavorare. Non sapete già come la penso. Non è un discorso di genere, ma è un argomento che tratta un cambiamento dei costumi. Vuoi per necessità, finanziaria, vuoi per scelta di realizzazione delle donne, ecco che qualcuno al focolare non garantisce più la sua presenza e quindi entrambi i genitori si realizzano sul campo professionale, nel mondo del lavoro. E questo non c'entra con comunque la necessità di avere due stipendi in casa che comunque non va sottovalutato. Questi figli vengono su così, ma in realtà questi due non si parlano più. Forse entrambe le persone perdono quel famoso equilibrio tra il tempo dedicato alla professione e alla propria persona, che in quanto tale prevede delle relazioni, tra cui alcune fondamentali come quelle con i figli. Ecco, sul fondo vediamo chi è. Ecco, lei è Super Mini Rosina, è un fenomeno, uno dei fenomeni della mia famiglia. Ecco, questa colpevolizzazione a quel tempo, un po' di anni fa, piuttosto frequente, io l'ho sempre contraddetta, grazie alla mia esperienza. Io non ho figli, ho cani e gatti, lo sapete, ma non mi cioè, voglio dire, non è che mi servono figli per capire certe cose, no? Io, ecco, questa affermazione l'ho sempre contraddetta proprio assistendo quotidianamente a una realtà, con lei al focolare, no? Che garantiva il pasto, la spesa, la casa pulita, allevare e seguire i figli. Ecco, io assistevo a un numero inestimabile di figli orfani di padre manager. Il manager che, tutto votato all'azienda, sfogava i suoi sensi di colpa fiondandosi nel duty free, arrancando qualcosa pur di farsi perdonare al suo ritorno dalla famiglia che continua a non vederlo. Una volta questa casa non è un albergo, lo si diceva ai figli, invece andava detto ai padri. Ed era una storia molto triste. Perché poi alla fine l'altro, trascurato, prima o poi si ricostruisce una figura che manca in casa, no? Allora si parla di corna, no, si parla di solitudine. Perché la famiglia non è felice perché tu manchi, ma tanto arriva a casa un lauto stipendio con il quale si possono togliere tutti gli sfizi. No, serve la tua persona.
Ed è proprio vero che esiste un marketing del duty free che si lega a queste dinamiche sociali. Ecco perché trovate di tutto. Che uno dice, vabbè, ma io devo stare qui a comprare certi oggetti che potrei comprare benissimo altrove senza la rottura di scatole, oltretutto di caricarmele a bordo di un aereo, no? Servono per questo. Non sono beni di prima necessità, sì, ci sono anche quelli, ma se osservate ci sono molti prodotti considerabili prodotti in regalo. E una gran parte della clientela assidua dei duty free degli aeroporti è proprio rappresentata da professionisti che stanno per andare a casa e devono colmare la loro prolungata assenza nel tempo. Sappiate che statisticamente le persone che riescono a trovare un equilibrio ragionevole tra la propria professione e la propria vita personale, e tutto sanno prendersi più cura di loro stessi, ma parliamo sempre di famiglie, sono vincenti. Sono veramente persone vincenti. Nel lavoro, perché? Perché non c'è cosa peggiore che lavorare. Supponiamo in un ufficio, sempre fino a tardi, non c'è sabato, non c'è domenica, e avere nel proprio inconscio, o peggio ancora, averne consapevolezza, avere questo sentimento, questa angoscia, questo senso di colpa perché tu sai che in quel momento saresti dovuto essere altrove. Come pensate che qualitativamente sia valutabile il lavoro che svolge? Io credo in modo molto discutibile. Rispetto al lavoro, lo stesso lavoro svolto da una persona serena, ma che vada, faccio un esempio dei miei cretini, magari ha mal di gambe perché ha corso tutto il giorno ieri con i suoi figli, come un forsennato, quelli hanno 15 anni, lui ne ha 50, però non ha voluto restare indietro a questo momento meraviglioso, perché è felice, sta bene dentro. Vabbè, poi ci sono anche quelli egoisti che non gliene frega un cazzo, per cui questi devono fare il loro lavoro, chi c'è, chi non c'è. Vabbè, ma questi hanno un altro tipo di problema, non parliamo di loro. Ovviamente, io stimo molto, per esempio, ho dei colleghi che, in particolare ce n'è uno che usa un modo di dire che poi io lo sto un po' diffondendo. Lui ti dice, guarda che alle 6:30 vado in modalità papà. È bellissimo. Cioè, io mi immagino questo pulsante dove lui dice vado in modalità papà, non ci sono più per nessuno. E questa è una forma mentale. E io adoro i colleghi che mi dicono: no, guarda, io però guarda, sono con la mia bambina. Ma trasolo concetto, mi piace anche quello che diceva che io vado a giocare a tennis, spengo il telefono, io vado a farmi un giro in bici, non ci sono per nessuno. È bellissimo perché vuol dire. Innanzitutto capire che c'è un limite oltre il quale la professione si deve fermare, non ci deve andare. Fondamentalmente abbiamo 24 ore e queste 24 ore tra bisogni primari, eccetera, si riducono a un numero ben limitato. Sta a noi decidere come sfruttarli. Poi ci possono essere momenti di punta, momenti più rilassati. Però quella costanza di fondo, quell'impostazione ti permette di trovare il punto chiave. Ovviamente, se si esprime un concetto del genere, bisogna anche provare ad essere propositivi. Ci provo. Io partirei dal presupposto che bisognerebbe tutti tornare a casa a un'ora decente, cascasse il mondo. Nel momento in cui io so, oppure ho preso l'abitudine a uscire dall'ufficio, di uscire dall'ufficio alle 9 di sera, divento automaticamente meno efficiente durante la giornata. È normale. Tanto poi io resto qui e questo vuoi perché lo rimando perché non mi va di farlo, vuoi perché c'è un momento di punta, tanto io resto qua fino alle 9
tesoro, tu comincia a importi con una certa gradualità, perché quello che esce dalle 9, alle 9 dall'ufficio non lo puoi impostare su un'uscita alle 6 e mezza, perché anche lui ha bisogno dei suoi tempi per riorganizzarsi. Ma incomincia gradatamente a restringere l'arco temporale della tua presenza in azienda e vedrai che diventi più efficiente. Come si fa? Concentrati sulla cosa importante che ti aspetta dalle 6:30 in poi, che sono i tuoi figli, che sono tua moglie, che sono tuo marito, che sono i tuoi amici, che è il tuo sport preferito. Dai loro l'importanza che rivestono. E questo dipende da come tu li vivi, perché nessuno ha un'importanza a prescindere. Cioè, ogni cosa, ogni situazione ha l'importanza che tu gli dai. E se tu dai l'importanza giusta a questi ambiti privati, vedi che fai in fretta per chiudere le 6:30. Ti aspetta una cosa meravigliosa. Non ce la fai per le 6:30. I casi sono due: o sei lento, o sei disorganizzato, o forse c'è un sovraccarico in azienda e una carenza di risorse umane. Se ne prenda carico l'azienda, non è che puoi sacrificare la tua esistenza, anche perché poi quando ti ammali, quando crepi, stai tranquillo che vieni sostituito allegramente con qualcun altro, perché nessuno è indispensabile, nessuno è eterno, no? Si dice nulla è eterno e tutto si dissolve. Voi sapete che io sono una grande ammiratrice di Marchionne, ma lo considero anche un caduto sul lavoro, perché quei ritmi lì erano inevitabilmente disumani. Ricordatevi, questo ritmo uccide la salute, in primis quella mentale, poi parte quella fisica e poi l'azienda ti mette da parte. Quindi non fate gli eroi, fate bene il vostro lavoro con grande efficienza. E ci si allena all'efficienza, perché dalle 6:30 in poi c'è un mondo che vi aspetta e le persone che marciscono in ufficio diventano anche piccole di testa, perché non si relazionano con niente altro. Fuori di lì sono anime perse. Sono come quelli che non escono mai di casa. Non hanno stimoli, non hanno punti di osservazione, non hanno contraddittori. E quindi non è tanto difficile. Lo smart working è preso con le giuste misure, perché sapete come la penso, gli estremismi non li amo, può aiutarvi. Se proprio proprio non ce la fate, portate anche a casa un po' di lavoro, non troppo. Però lo svolgete a casa e la vostra famiglia vi vede, esistete. Provate a condividere con i vostri figli o i vostri coniugi quello che state facendo. Lo possono anche trovare molto interessante. Per i figli sono anche degli spunti di apprendimento, di immaginazione del mondo aziendale, piuttosto che stare a marcire fino alle 9 in ufficio. Classica situazione, passi davanti a questi grandi palazzi ci sono i tre uffici, sempre quelli accesi. E gli altri dove sono andati? Poi, se un'azienda è grossa, ragazzi, non mancano i soldi per mettere delle risorse umane aggiuntive a compensazione di questa carenza. E non sto parlando dei momenti topici che abbiamo tutti, le chiusure, il budget, un momento particolare dell'azienda. No, no. Troppo comodo ricondurre questo ragionamento a dei momenti di straordinarietà. Sto parlando della quotidianità. Sto parlando della quotidianità. Un appello, in tal senso, lo faccio agli accentratori, che sono la maledizione delle aziende, ma sono anche la maledizione delle famiglie. Perché accentrando loro tutto il marchingegno sulla loro scrivania, illudendosi di essere indispensabili, invece creano inefficienza in azienda e ne creano tantissima, perché hanno dei problemi loro, spesso di insicurezza, e dall'insicurezza nasce la mancanza di fiducia verso il prossimo, ergo anche la incapacità, che fisiologicamente ne è la figlia spontanea,
l'incapacità di gestione delle risorse umane. Ecco, l'accentratore crea casino in azienda, si ingolfa di lavoro, l'efficienza, questa sconosciuta, poi magari il capo non glielo si può neanche dire, ed è assente nella sua vita privata. Ecco, io dico ragazzi, datevi una calmata. Se non siete capaci di gestire un team di lavoro, chiamatemi, non è difficile darvi quattro dritte, eh? Non è che ci vuole una laurea in astrofisica nucleare. E vedete che la vostra vita cambia da così a così, e i vostri colleghi, subalterni, ne saranno lieti, e la vostra famiglia distoglie la fototessera ricordo, perché ormai non sa più neanche che faccia avete, e sarà lieta di riaccogliervi e farvi fare una vita normale. Io non ritengo di aver avuto una famiglia, parlo della mia passata, e quando osservo le famiglie, ho anche io il mio lato romantico, quelle belle che passano il Natale insieme, ma sì, che sì, tutti a dire che barba, poi si fanno la classica tombola, al 26 magari discutono anche un po', che si divertono, stanno tutti insieme, le guardo con ammirazione. Io pure avrò mille difetti, ma non ho quello dell'invidia. Lo guardo con ammirazione e dico sempre: tenetevela stretta. Ecco perché oggi ho sentito, io non mi sento sola, sia ben chiaro, sto bene, ho il mio equilibrio, però non posso dire diversamente. Non ho avuto una gran fortuna come esempi familiari, ma proprio per questo ho sempre detto: cerchiamo di non ripetere gli errori, ammiriamo chi non li ha fatti. E allora è per questo motivo che durante queste feste ho sentito la necessità di fare questa puntata. Durante il Natale, queste feste, avete avuto l'opportunità di, parlo sempre ai professionisti, alle professioniste particolarmente impegnate, di riguardare il volto dei vostri familiari. E se vedete che il bilancio non torna, non pensate alla pianificazione aziendale del 2024, pensate a stilare un piano che, come quelli aziendali, deve essere raggiungibile, strategico, e conseguentemente stilate i piani tattici per raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio tra la vostra vita privata e la professione. E secondo me, se siete dei bravi professionisti, ci riuscirete. E il prossimo Natale non vi sembrerà un giorno straordinario, vi sembrerà un giorno di ordinaria felicità e serenità, solo con qualche lucina accesa qua e là, qualche pacco da preparare e niente altro. Allora, non posso che farvi gli auguri di buon anno. Spero che voi l'abbiate chiuso in serenità come è successo a me. Sono contenta. Mi lascio alle spalle un 2023 strepitoso. Sono contenta. E ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questa mia serenità. Auguro quindi a voi tutti un anno tranquillo, sereno e che tutti i vostri sogni si possano realizzare. Grazie per l'ascolto, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao ciao!